Vongola sude e dalla tu fetala vongola sude e dalla tu fetala vongola sude e dalla tu fetala vongola sude e dalla tu fetala. Cenone di Capodanno all'insegna della tradizione, ricco menù a base di pesce come di consueto sulle tavole dei torresi, che in queste ore stanno completando gli ultimi acquisti in vista della serata del 31 dicembre, per molti rigorosamente in famiglia. Non mancano i messaggi di auguri alla cittadinanza, sogni, progetti e desideri per il 2023. E qui per l'acquisto del pesce per il menù della sera del 31? Certo, sì. Cosa preparerà? Le alici marinate le fate? No, le alici marinate no, farò uno spaghetto con i frutti di mare, un misto. Poi faremo un bel pesce al forno, una bella insalata e poi tutti gli antipastini, quelli là diciamo che si fanno. Tutto secondo tradizione? La tradizione sì, a torre non muore. Un messaggio di auguri per il nuovo anno? Auguro tanta felicità, tanta buona fortuna e tanta salute a tutti. E per questa città che cosa si augura? Auguro che possa avvenire il meglio, che oggi stiamo passando un pochino delle cose brutte, quindi il meglio. Che sia un anno pieno di prosperità per tutti quanti, ne abbiamo bisogno. Lei festeggerà secondo le tradizioni? Sempre, sempre secondo le tradizioni, anche se quest'anno è un anno un po' particolare. Per me in particolare che ho avuto una perdita in famiglia, però vedo che la cosa è ancora molto più larga perché ne sento un casino di casi, purtroppo non sappiamo, dobbiamo avere solo fede, un augurio sincero a tutto il mondo, veramente a tutto il mondo. Auguri a tutto il popolo torrese e che sia un anno migliore per tutti. Cosa chiedi al 2023? Ma l'importante è che stiamo bene, poi non dobbiamo chiedere niente più. Come vanno le vendite? Benissimo, prezzi bassi e qualità, formula vincente. Quindi i torresi sono ancora rispettosi delle tradizioni? Sempre, città del pesce, come fanno a non rispettare diciamo le tradizioni? Auguri a tutti, buon anno che porta tanta serenità e gioia. Va bene. Cosa chiede lei al 2023? Veramente tanta serenità, tanta, anche per mio figlio che è piccolino. Cosa potrei augurare? I problemi sono tanti. Lei cosa desidera? Io un po' di serenità, un poco, senza grosse pretese e aspettative, perché le cose non è che cambieranno da un giorno all'altro. Spero che qualcosa incominci a cambiare. Auguri a tutti. Mancano pochi giorni al nuovo anno, che cosa chiedete al 2023? Vabbè, sicuramente, ma per prosperità di un anno. Un po' di veramente tranquillità, serenità e man mano si torna sempre più alla normalità come quest'anno, insomma, dopo il Covid. E niente, auguri comunque di buon anno dalla squadra di Ironi, la squadra di Cormorani e Portici Terzo. Ciao, auguri! Sarà un capodanno per lei in famiglia, secondo tradizione? Sempre menù di pesce? Certo, non si può non fare menù di pesce. Chiudiamo con gli auguri? Auguri a tutti quanti, a tutto il mondo, non limitato sulla torre, insomma, internazionale. Di solito cosa cucini? E cosa cucini? Sempre a base di pesce, più di quelle che si cucina. Un particolare? Beh, no, in particolare perché c'è un mio marito che non sa, diciamo, parzialità, dice voglio questo, voglio quello, quelle che troviamo, quelle mettiamo a tavola. Cosa chiede al 2023, al nuovo anno che sta arrivando? Che chiede? La prima cosa è la salute per tutto il mondo, che quella è una cosa più bella che esiste con la faccia della terra, la salute. Facciamo un messaggio di auguri a Torre del Greco? Come? Tanti augurone a tutto quanto. Non preparerà un menù a base di pesce il 31? No, io sono invitata. Quindi a Roma si usa carne. Lei è romana? Mai qui a Torre del Greco? Perché lui è di Torre e siamo dalla sua famiglia, che abbiamo passato il Natale. Come ha trovato la città? Le è piaciuta a Natale? Sì, sono anni che veniamo qua, sì, è bellissimo. Facciamo un messaggio di auguri per il 2023? Che sia un anno meno impegnativo di questo per tutti.
Qual è il suo messaggio di auguri per l'anno che sta arrivando? Un augurio a tutti, a tutte le famiglie e soprattutto ai bimbi per un felice 2023. Cosa augura la città di Torre del Greco? Prosperità, tranquillità e una vita di comunità pacifica. Dobbiamo stare solo bene, niente altro. La cosa importante è questa, le famiglie si sono tutte rotte. Questa è la cosa più brutta. Passerà il Capodanno in famiglia secondo tradizione? Con i figli, graziando di Dio, stiamo bene, i nipoti e i figli. Questa è la cosa più bella che passiamo. Chiudiamo con gli auguri ai cittadini di Torre del Greco. Senz'altro, alle persone per bene, questa è la cosa importante, alle persone per bene e oneste, questa è la cosa più bella. Augurissimi a tutti i torresi, al primo cittadino che ci governi bene, sempre meglio. E niente, auguriamo a tutti tanta tanta pace, serenità e tanta gioia. Stamattina lei è venuta qui ad acquistare il pesce per il menù del 31. In verità ho portato il nipotino a prendere un po' di sole, un po' di aria di mare, approfittiamo che la giornata è una bellissima giornata e diamo un'occhiata anche a fare qualche acquisto. Cosa preparerà? Cosa prepara di solito? Ma è il menù classico nostro, la nostra tradizione torrese, quindi lo spaghetto a vongole, il baccalà, che non deve mancare nella nostra tradizione, e la frittura per chi se la sente di farla. Vedremo, vedremo. Siamo ancora legati alle tradizioni ed è bene questo che portiamo avanti. I giovani forse un poco di meno. Speriamo di trasmettere questa bella tradizione, nostra tradizione, e che non si perda negli anni. Vorrei che finissero tutte queste ostilità tra i paesi, tra la Russia e l'Ucraina, sinceramente, che sta danneggiando un pochettino tutti quanti noi. Spero veramente che questo sia l'augurio più grande, che poi si ponga fine a questa cosa assurda, impossibile. Invece per questa città, per la città di Torre del Greco? La città di Torre del Greco c'è tantissimo ancora da fare. Tantissimo, tantissimo. Cominciare da questa marina, questo porto bellissimo che ancora ha una zona di degrado e potrebbe essere sfruttata, migliorata, potrebbe incentivare il turismo che manca tantissimo. Questo sicuramente. Andiamo proprio con gli auguri per il nuovo anno. Augurissimi, augurissimi per un buonissimo 2023 a tutti. Auguri di buon anno a tutti. Tu cosa chiedi al nuovo anno? Tanta serenità, felicità a tutti. Te e per la tua famiglia. Questa è la prima cosa. Buon anno da auguri a tutti, specialmente ai più bisognosi che si trovano in ospedale, quelli là che stanno passando un brutto periodo per la guerra che sta avvenendo, e speriamo che la Cina non ci infetti un'altra volta come hanno fatto prima. E per la città di Torre del Greco che cosa si augura? Buone feste e buon anno e buon principio. Che sia un anno speciale per tutti e un augurio a tutti i torresi, cosa le posso dire? Lei festeggerà secondo tradizione? Sì, sì, sicuramente, con i parenti, con gli amici, e festeggiamo tutti insieme per stare in compagnia. Qual è invece il suo augurio alla città di Torre del Greco? Ah, che si migliori tantissimo, visto che nell'ultimo periodo non è stata delle migliori. Quindi che almeno anche fra le persone che ci sia più civiltà. Io spero che il 2023 sia un anno fortunato per tutti. Dobbiamo uscire anche fuori da questa paura. Siamo troppo, non lo so, non facciamo più comunità, non stiamo più insieme, non riusciamo a fare niente di collettivo per migliorare la qualità della vita. Auguri a tutti e buon anno.